archiviato questo pezzo. A proposito delle immagini, che sicuramente sono perfette, sono quelle che... Domando a Guido Crosetto, che è esperto di queste cose. Guido, ci sono disponibili soltanto le immagini americane, oppure c'è anche un satellite italiano che potremmo utilizzare e che non viene quasi mai utilizzato per catturare determinate immagini e acquisiamo sempre quelle dell'America? Allora rispondo io? Sì, no, ci sono sì, oh, no, c- sì, sì, no, ci sono italiani, cinesi, israeliani, francesi, UK, diciamo il nostro è radar, no, quindi ha immagini meno, ce ne sono tantissimi che no, girano. abbiamo delle immagini perfette. Se io oggi facessi un'interrogazione parlamentare chiedendo l'acquisizione delle immagini del satellite italiano, secondo te mi darebbero quelle immagini per poter essere studiate oppure qualcuno metterà un veto? No, penso sia, perché se le abbiano siano obbligati a fornirle. Almeno bene, qua, allora, qua siamo in democrazia, quindi bene, allora, sono obbligati a fornirle, benissimo. Se li chiedi. Se li allora, hanno, Allora ti... Perfetto. No, siccome le hanno, ti chiedo se volete, come Fratelli d'Italia, appoggiare la mia richiesta che farò partire in settimana per acquisire le immagini dal satellite italiano. Così almeno non abbiamo soltanto un polo di immagini. Perché io so, perché ho avuto modo di parlare con diverse fonti, io so che le immagini italiane ci sono dettagliate e che potrebbero essere utilizzate. Questo non lo dico per smentire il lavoro che ha fatto Massimo, lo dico perché ogni tanto vorrei tentare di ragionare sulle immagini. No, no, però scusa un secondo Gianluigi, parlo al collega. Quindi qui o si ha coraggio di dire che questo è un falso, no? E questo è perché detto, se, no, però bisogna avere coraggio di dire che queste immagini sono false. Ti ho appena detto, Massimo, che vorrei utilizzare anche le immagini che arrivano non soltanto dal satellite americano. Allora, posso dirti, ti ho riconosciuto lo splendido lavoro che hai fatto adesso. Ti do ragione, però, cercheremo di avere queste immagini. Italiano, posso farti parlare con un collega che era lì, Niccolò Celesti.